Ciao Gossip TV. Hai scoperto che sono cattivissimo? Beh, nella vita vera sono molto cattivo. Più che altro sono diventato molto, molto vendicativo. Sono un po' stanco delle persone, quindi attacco molto. Mi sento molto un serpente a sonagli in questo momento. Questo nella vita. Per quanto riguarda il lavoro, la stessa cosa. Cioè, stessa cosa. Adesso mi esce un film al cinema da marzo, che è Il Soffio dell'Anima, dove interpreto un cattivo molto agguerrito. È un film appunto che riprende le arti marziali, quindi c'è il buono, che è Flavio Montrucchio, e c'è il rompiscatole, il rovina famiglie, che sono io. E invece a 100 vetrine sono un altro tipo, ma non è un cattivo, sono il classico figlio di papà che scopre di essere figlio di papà, perché non lo sapeva ma era un dato di fatto, e diventa ambiguo, molto ambiguo, quindi nei mesi acquisterà un carattere diverso, un carattere cattivo. Diciamo che nelle soap opera cercano di rendere le persone più simili a quelle che sono nella vita. Con me non possono fare un vendicativo, possono fare un killer con me, ma non un vendicatore, perché è molto simile a quello che è nella mia vita vera. Mi fai un torto una volta, non me lo fai la seconda volta, perché per me sparisci dalla mia vita. Questo è un anno positivo per quanto riguarda la mia carriera, questo è vero. Ti posso dire una cosa, io faccio questo mio lavoro con grande pazienza, perché bisogna avere pazienza anche nel sopportare un sacco di persone, e con molta determinazione. Purtroppo la qualità in Italia sta un po' scadendo, e spero che comunque continui sempre a rimanere una qualità abbastanza alta, perché i soldi stanno scarseggiando e a casa la gente non sa che più ci sono soldi più si fanno prodotti di qualità. Se non ci sono soldi si vedono i prodotti molto scarsi, che uno cambia canale.